Partiamo subito con le cose di stamattina. Ciuschi. Io quando lo comprato non mi avevano detto mica che era un gatto miagoloso così, ultimamente. Poi gli è uscita fuori, ha preso troppa confidenza. Miau e miau, e voglio la scatoletta, e voglio quello, voglio questo, io non lo so. Se c'era scritto sulla confezione gatto miagoloso, io allora avrei pensato un attimino. Invece me l'hanno venduto come un gatto bravo. Comunque, bando alle ciance. Allora, il poker, devo dire, non farò come quei babbei, però mi sta facendo un effetto come di assorbimento. Infatti adesso l'ho caricato sull'iPhone, sull'iPad, ho giocato. Il brutto, allora, l'applicazione, secondo me, l'unica quella che ho scaricato, però non è male, anzi, è molto bella, gratis. E poker della Zenga. Devo dire che è molto bello. Poi puoi giocare su Facebook. Stamattina c'era uno su di Facebook, Luca, non so chi è. Ho giocato, ho perso tutto la prima mano. Avevo una coppia di 5 e di base. Ho puntato tutto, anche perché lì i soldi sono tutti finti. Allora, all in sempre. Però praticamente se li spendi tutti, dopo non ne hai più, allora devi aspettare il giorno dopo, da quello che ho capito. A meno che ne compri extra, però devi spendere soldi veri. Però sono tipo 60.000 dollari, spendi un dollaro. Dicevo, ma come fa questo gioco a costare, essere gratis? Ed è bello, molto bello. Un sacco di funzioni, no? Ah, adesso ho capito. Comunque, avevo 13.000 dollari. Ieri avevo fatto una scala, un trace di re. Avevo vinto un sacco di soldi. Stamattina ho provato, mi è venuto coppia di 5 di nuovo. Si chiama River, adesso tutti i termini tecnici lo so io. Cioè lì sulle carte scoperte. È venuto un altro 5, trace di 5. All in, avevo 13.000 dollari. No, all in. Quell'altro 3 di 6, ma vaffanculo. Ma io sto gioco perdo sempre. Cioè, al gioco reale vinco anche abbastanza. Oh, invece sto gioco la percentuale di perdita è altissima. Io non capisco perché. Adesso l'ultima volta volevo puntare di più, poi non mi hanno accettato Ciuschi, perché io ho detto, io punto Ciuschi vale 500 dollari. No, mi ha detto, no, quello lì non vale 500 dollari, al massimo 5 dollari. Allora non me l'hanno accettato, se no stravincevo, C'avevo doppia coppia di re e due di picche. E basta, tutto qua. Comunque adesso a settembre che devo andare a Las Vegas. Allora, io a Las Vegas e anche ai casino non ho mai giocato a poker, perché non sapevo bene le regole. Però adesso che sono un genialoide, che so tutto, lì molto pericoloso, Un salto si può fare. Il problema del poker è che se giochi normale dura 6 ore. A meno che si inizi a puntare 6.000 dollari ogni mano, allora dura poco, E anche la tua vita dura poco, se inizi a puntare 6.000 dollari ogni mano. No, io ho pensato, vado, gioco 20 dollari al poker del Barboni, no? Che se vinci tutto, mi ricordo che c'era come primo premio una Subaru Baracca. So che quella che viene con me non è... è la classica un po' snob che rompe le palle, no? Quindi sicuramente dirò, come lì a giocare a poker? Su Facebook aveva già fatto subito battuta la sua soldi. Non è che poi di notte ti vediamo ubriaco senza soldi a giocare a poker. Tipo che lei non beve. Non caga, non piscia, non scoreggia. Io non lo so.
Invece quell'altra, allora, quell'altra che si è andato al museo, ciccia, ok? Però quella beve, mangia, scureggia di tutto. Quella è una dei nostri, è della Roma. Allora, quell'attore lì, il film era Fratelli d'Italia, quell'attore lì che fa Romano è proprio un burino, un Romano burino. Ovviamente lo fa per finta, no? Nella vita reale sarà, vita reale sarà un signorino galateo proprio, però fa sempre quelle parti di Romano molto scarso, anche in Compagni di Scuola, che faceva Romano, insomma, così, no? Poi c'è quell'altro in Fratelli d'Italia, anche lui super romano, però non lo so. Poi c'è quell'altro romano, Ricky Memphis, che fa, però non è, fa così, fa, ma l'ho visto in qualche film tipo Colpo Gobbo a Milano, La Scorta. Ci sono degli attori così un po' scarsi che però mi piacciono. Ricky Memphis è bravissimo, anche Claudio Conti, no? L'amico di Diego Arbatantuono, come si chiama? Claudio Conti, no? Conti di sicuro, Ugo Conti. Conti sa fare, Con Conti è bravissimo, un attore di serie B, diciamo. Basta, tutto qua. Allora, salto al poker. Allora, salto alla slot machine sicuro, perché io e le slot machine abbiamo un feeling, cioè noi e le slot machine ci capiamo. Il brutto delle slot machine che durano troppo poco, $20, massimo un'ora, tipo, ma neanche un'ora, mezz'ora. Ovviamente si vince di brutto sempre. Poi ieri sera ho guardato nuovo, ho finito quelli lì, American Picker, adesso mi sono iniziato a guardare Crime 360, che sono omicidi veri, cioè proprio un documentario, non è un filmetto, e fanno vedere il morto, poi fanno vedere come si svolge l'investigazione, l'autopsia. Non è che fanno vedere tutti i particolari dell'autopsia, però fanno vedere delle foto del morto, poi interrogano i testimoni. Ma è un lavorone fare il detective, eh? Poi il bello è perché non hai degli orari, praticamente puoi lavorare tutto il giorno, anche la notte, come si vede nei film. Perché poi la maggior parte dei casi d'omicidio si risolvono in 48 ore. La maggior parte in 48 ore è già tutto a posto, perché ovviamente il ladro comune, omicidio comune, non è professionale, lascia un casino di indizi. Allora, praticamente si svolge così. C'è, mettiamo un morto dentro un baule di una macchina, no? Aprono il baule, hanno fatto vedere che c'era il morto dentro. Poi si piglia il cane e si fanno usare chi guidava la macchina, no? Lì dentro. E poi si guarda se arriva qualche pista. Poi nell'altro caso hanno fatto annusare, il cane è andato subito al bidone della spazzatura, hanno aperto il bidone della spazzatura, c'era dentro una pistola, una tipo 44 Magnum, non lo so, un revolver, no? Poi si piglia poi bellissimo questo, la polizia, questa è la polizia di Richmond, usa lo scanner 3D, che io l'ho visto, ad esempio gli archeologi a volte lo usano, che praticamente è uno scanner della Leica, quindi sicuramente costerà come minimo, io direi, $20,000. Comunque lo schiaffano lì, ha uno specchietto e poi c'è un raggio laser che praticamente scansiona tutta la parete, cioè si scansiona tutta la stanza col morto dentro, e poi c'è anche una fotocamera attaccata che riprende le foto, e poi il computer le combina e viene un modello tridimensionale esattamente perfettissimo
di quello che c'è. Allora, dopo tolgono il cadavere. Allora, questa roba in Italia non è ancora arrivata, no? C'avete ancora lì il c'avete Michelangelo con i pennelli ad olio che fa il dipinto, no? Però a Richmond c'è. Allora, fanno gli tolgono il morto lo portano all'autopsia. Poi vanno i detective, vanno da quello dell'autopsia, chiedono ma come è morto. Allora faccio vedere il proiettile, a uno gli era entrato dalla bocca, si vedevano i denti tutti rotti, gli si era conficcato dietro, e poi c'era l'altro proiettile da dietro. Poi dopo pigliano i proiettili e li portano dallo specialista balistico, che è il proiettile, no? Quando viene sparato nella canna, siccome la canna non è liscia dentro, c'è una specie di girella chiamata professionalmente la girella, che serve per dare una girata al proiettile, così va meglio. Infatti nel Far West i proiettili, le pistole non avevano la girella, e allora a volte andavano un po' così cos'ha. Infatti, se avete presente, quando ho tirato un pallone da calcio che va dritto, a volte fa delle, però si gira, riesce a entrare meglio nell'aria, nell'aereo, e va più veloce, insomma, va più lontano, non so. Allora, questa girella imprime dentro i proiettili tutte delle righe, che di solito, che spesso, la pistola incide i proiettili tutti allo stesso modo, no? Quindi da lì si può vedere se il proiettile che è stato estratto dal corpo coincide alla stessa pistola, no? In questo caso la pistola è stata trovata, quindi hanno preso la pistola, hanno sparato due colpi, dopo hanno guardato al microscopio e hanno visto che le incisioni sul proiettile erano uguali a quelle nel corpo, estratte del corpo, no? Allora, però il problema nasce che la pistola avevano cancellato i numeri di serie, o se no era troppo facile, il caso si chiudeva lì, sapevano già l'arma di lì. Poi, altra cosa bellissima, che io lo sapevo già, per prendere le protesi digitali dalla pistola, allora la leggenda metropolitana che si sente è che bisogna usare la super colla tipo Attac, no? E voi direte, no, stronzata, invece no, quelli lì della scientifica la usano. Allora, però la fanno in questo modo, la mette in un armadietto, poi pigliano, c'hanno un robo che riscalda, c'è un piattino dentro con dell'acqua, ci schiaffano dentro la super colla con l'acqua e la lasciano evaporare, no? Allora il gas prodotto dalla super colla si va a appiccicare sulle zone acquose, umidità, e anche le umidità lasciate dall'impronta digitale, no? Però in questo caso l'arma non presentava impronte digitali. Poi, e quindi questo caso si complicava. Adesso però bisogna andare a interrogare i testimoni. Tra l'altro sono stato a vedere le ore, tipo una di notte, andare a vedere i proiettili, 6 del mattino, interrogazione ai testimoni. Allora poi interrogano i testimoni, bla 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 bla. Ognuno ovviamente dice, oh, sono stato io, siamo in due, siamo in tre. Poi lì entra in gioco la bravura del detective, che deve cercare di farlo confessare. Allora, gli strumenti, innanzitutto al sospettato gli si fa vedere gli strumenti. Allora, c'è la pinza, c'è il tre quarti di Patterson, c'è la fiamma ossidica. Allora poi inizia a confessare molto bene. No! Allora, niente, si interroga, poi si fa vedere i fatti, così. Allora, alla fine questo qui ha confessato. E basta. Poi autopsia, bla 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 bla. Poi si fanno ricostruzioni al computer per determinare, perché all'inizio lui diceva che erano stati in due, anche perché questo qui che era stato ucciso pesava 200 kg, no, 200 kg, 100, 120, insomma, è un ciccione, no? E allora si voleva stabilire come cavolo ha fatto questo qui a trascinarlo dalla stanza al secondo piano sulle scale. E il corpo non presentava segni di abrasione. Però poi alla fine si è determinato che forse un po' l'aveva trascinato, un po' l'aveva portato. Alla fine è stato condannato solo lui. Poi alla fine è bellissimo, più bello. Il finale è la cosa più bella, che ti dice come, quanto l'hanno condannato. Questo qui l'hanno condannato a 40 anni di prigione. Mi sembra giusto, dai. Basta, tutto qua.
Comunque, secondo me questi detective prenderanno, non so, $2,000 al mese, massimo 3,000. E mi sembra proprio scarso. Secondo me anche in Italia le forze dell'ordine prendono troppo poco. Cioè fanno un lavoro importante, però prendono pochissimo. Invece un cacciatore di merda che non fa un cavolo prende un sacco di soldi. Ecco, quando diventerò politico io voglio mettere a posto il discorso degli stipendi, perché allora il graphic designer ovviamente deve pigliare un casino di soldi perché è bravo, però quelli lì, gli detective, le cose, prendono pochissimo. Allora, i politici prendono troppi soldi, questo l'abbiamo capito. Cioè, l'avevo scritto su Facebook, mi pare. Allora, sapete quanto prende il vicepresidente degli Stati Uniti? Ok, non è Obama, Obama prende il doppio, diciamo. Ma il vicepresidente comunque conta. In caso di malattia, mettiamo che Obama gli viene il morbillo, il vicepresidente può lanciare i missili nucleari in tutti gli stati del mondo, compreso San Marino, che non conta un cavolo. Prende lo stesso stipendio che prende Renzo Bossi. Cioè, Renzo Bossi che cavolo fa? Se non c'è il padre, ci sarà Borghezzi, ci sarà quell'altro, ci sarà quell'altro. Ah, beh, si calmi, perché Renzo Bossi è anche il capitano della squadra di calcio La Padania, che fanno degli incontri veramente spettacolosi, tipo Padania-Lapponia, Padania-Kurdistan, Kurdistan. Prende lo stesso stipendio del vicepresidente degli Stati Uniti. E questo non mi sembra equo. Sembra vicepresidente ne ha tipo $150,000 all'anno, così. Renzo Bossi ne piglia, quant'era? 15,000 euro al mese. Fa un po' te i conti, Se Renzo Bossi, che è anche abbastanza giovane, prende così, chissà quanto prendono gli altri. Non so io. Poi, perché è giusto che il politico fa il lavoro, vai, un po' di soldi glieli diamo lo stesso, ma non è che lo fa per i soldi, lo fa per il bene del popolo, che il popolo vuole il bene, non vuole uno che va lì solo perché vuole prendere i soldi, tipo Gerry Scotti. Io dico Gerry Scotti, senatore, ancora senatore, ma io dico Gerry Scotti, dici qualcosa che hai fatto bene per la società. Ha fatto un cavolo, prenderà un indennizzo, prenderà la pensione, non so, magari non lo so, magari adesso io non lo so perché non è che seguo GR Parlamento molto spesso, però magari durante, mentre sono al bar, Gerry Scotti fa il quizzone, non lo so, ci sono tutti i politici lì. Allora, chi è che è stato il regista di Wall Street? A, Oliver Stone. B, Brian De Palma. 3, Martin Scorsese. D, Carlo Vanzina. E tutti lì, presissimi, tra un caffè e l'altro, tra pannella, tra un cappuccino e l'altro. Carlo Vanzina, sbagliato. Final answer? Sbagliatissimo. E basta, tutto qua. Almeno la Carlucci, lo so che la odiate tutti, però la Carlucci almeno qualche uscita, qualche legge. Ah, ma io dico Gerry Scotti, che cavolo fa? Io non lo so. Secondo me non fa un cavolo, secondo me non c'è neanche più. L'hanno buttato fuori, sicuramente. Allora, prima è tutto, ciao a tutti.